Con una serata presso la scuderia Giove Deus di Sant'Omato, alla presenza di quasi 300 persone, il Rione del Cervo Bianco ha festeggiato la vittoria della Giostra dell'Orso 2023. Soddisfazione per i vertici del Rione, a partire dal presidente Alessandro Giannini, convinto a voler far diventare il Rione di Porta Lucchese sempre più competitivo negli anni a venire. Ci sono state oltre 600.000 visualizzazioni solo in streaming sulla giostra, tanta gente anche dall'America, dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Olanda. Questa è una cosa che mi fa molto piacere, perché vuol dire che siamo riusciti a ricostruire uno spettacolo che è degno di essere visto. Per il prossimo anno ancora meglio? Lasciamo apparecchiato. Un cervo bianco, quello di quest'anno, padrone della giostra. Infatti, oltre all'ambito palio, si è portato a casa anche lo Speron d'Oro, con Alessandro Culatore che proprio in occasione della cena ha ricevuto materialmente il premio. Il presidente ha detto un altro anno si lascia già apparecchiato. Si potrebbe mettere tavolini di cemento, si lasciano lì fissi. No, a parte gli scherzi, noi la fame di vittoria non ci manca, non ci mancherà mai. Adesso ci si gode il momento e poi si riparte subito a lavorare per il prossimo anno. Un evento dal sapore di ritrovo goliardico, dove si sono festeggiati i vincitori, ma si è voluto dimostrare anche l'affetto e la partecipazione ritrovata di questa edizione. Presenti tutti i rioni cittadini per un momento di sportività che serve per gettare delle basi solide per il futuro di questa manifestazione. Più colorata dell'anno scorso, più presenze, più colori, più rionali che hanno partecipato alla sfilata. Tempi direi perfetti. Abbiamo fatto 2 anni di salti mortali per rimettere in piedi questa manifestazione, rappresenta la città, quindi è un bene di tutti, e abbiamo bisogno ovviamente di mettere su un tavolino e capire dove migliorare per poter dare più qualità a quello che vuol dire la gestione della costruzione di un evento del genere.